Intanto ringrazio tutti i consiglieri, i firmatari sia dell'emendamento e tutto l'intero consiglio regionale che ha votato all'unanimità questo emendamento, che è diventato articolo 11 della legge regionale 10 del 2020. È un'idea progettuale che nasce dal basso naturalmente, quindi ecco il consigliere regionale che deve essere attento a quello che succede nel territorio, che succede sulle strade della regione Abruzzo, essere attento a quello che può essere lo sviluppo socio-economico della propria regione. Con questo emendamento, con questo articolo, noi vogliamo stimolare sempre di più questo rapporto economico che ci può stare con un circuito complementare di servizi, il circuito complementare economico, per cui imprese, piccoli artigiani, microimpresa, liberi professionisti, ecco, tutto questo mondo economico che si mette insieme in un circuito e scambiano le proprie prestazioni, scambiano i propri servizi per rimettere poi al centro di tutto il lavoro e con il lavoro la persona. Cioè, noi non siamo numeri, non siamo come la grande banca, la grande finanza ci vuole far credere, ma siamo delle persone con delle capacità, con delle intelligenze. E quindi questo circuito complementare, questa altra forma di fare economia vuole valorizzare le proprie potenzialità, le proprie intelligenze e anche a livello economico, poi noi partendo dall'esperienza Abrex, ma oggi abbiamo avuto in regione anche il responsabile di Sardex, che è la prima realtà italiana che da oltre 10 anni svolge questo servizio, abbiamo visto come migliaia e migliaia di professionisti, migliaia di aziende si sono messe insieme e hanno scambiato milioni di euro di economia. Quindi questo è il nostro fine, questo è il nostro progetto che speriamo sicuramente di portare avanti sempre con maggiore passione e implementare sempre di più per far sì che ci sia un altro modo anche di fare economia, di fare ricchezza per la gente.